Finisce in Cassazione l'omicidio di Giuseppe Novellino, l'assassinio compiuto a Vibonati l'estate scorsa e che sconvolse l'intero Golfo di Policastro avrà la parola fine. I legali della difesa, gli avvocati Maldonato e Maria Cetrangolo hanno impugnato davanti ai giudici della Suprema Corte la sentenza del Tribunale della Libertà di Salerno. Il riesame nel settembre scorso ha respinto la richiesta di scarcerazione per Antonio Mariano. L'agricoltore 61enne di Vibonati, reo confesso, è in carcere dal 29 agosto scorso ed unico indagato. La difesa cercherà di tirare fuori dalla prigione di Sala Consilina il suo assistito, dimostrando che il reato commesso da Mariano non è stato premeditato, ma che è stata la conseguenza delle provocazioni generatesi durante un battibecco con la vittima. Secondo quanto l'agricoltore continua a dichiarare ai giudici, il crimine si è consumato al termine di una furibonda lite nata da questioni legate a confini di proprietà terriere ed è proprio in prossimità dei due poderi che il 27 agosto scorso è stato ucciso il 71enne, da tempo residente a Torino, ma spesso di ritorno a Vibonati, suo paese d'origine. Il riesame ha ritenuto che Mariano, una volta fuori, potesse ritornare a compiere reati simili, quindi è stata ipotizzata una reiterazione del reato. Nello stesso dispositivo i giudici hanno escluso sia il pericolo di inquinamento probatorio, sia la possibilità di fuga del reo confesso. Per queste ragioni l'uomo continua a rimanere rinchiuso nel carcere salese. Secondo la difesa sono tutte motivazioni insussistenti e lo dimostrerà nell'udienza davanti ai giudici della Cassazione, fissata per il prossimo 18 aprile.